Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e sono qui per parlarvi di tutti i libri che sono entrati a far parte della mia libreria nell'ultimo periodo. Ormai è un video fisso, lo faccio ogni mese, però davvero sto ricevendo tantissimi libri e ve ne voglio parlare man mano, anche perché poi, dopo averli ricevuti, arriva per me il momento di fare anche una scelta, cioè se leggerli o non leggerli. Come sapete, mi riempio sempre di libri, un po' per scelta, un po' perché è il mio lavoro leggere, quindi è normale per me averne anche a disposizione tanti e avere anche la possibilità appunto di scegliere che cosa iniziare poi effettivamente a leggere, e qui ne ho un po'. Che appunto ho ricevuto nell'ultimo periodo. Vi avviso già, credo siano tutti i libri che ho ricevuto da parte delle case editrici e non c'è nessun acquisto, e quindi ve li voglio mostrare. Allora, parto con una nuova uscita che per me è attesissima perché è il 13° numero di Giorgia D'Amersa. Lei, se avete avuto modo di conoscere già il mio canale, ha fatto parte di una tappa del nostro gruppo di lettura in cui abbiamo letto un libro ambientato nell'antica Roma a Pompei, ovvero Le Lupe di Pompei. Lei infatti è appassionata di storia antica dal punto di vista proprio letterario, a lei piace scrivere e di base ha deciso proprio di prendere come riferimento quel mondo lì per strutturare una storia tutta sua, che è un fantasy oscuro che affonda le radici nel cuore della tragedia classica, nello specifico, ed è uscito finalmente. È stato in gestazione per davvero un sacco di tempo. Io mi ricordo che ne parlava sui suoi canali ancora un bel po' di tempo fa, sicuramente un anno, ma anche di più. E queste non le avevo viste ancora, queste cartoline carinissime. Forse ve le ho mostrate storte, questi dovrebbero essere due personaggi del suo libro, e sono contentissima sia riuscita a pubblicarlo finalmente. Vi leggo un attimo la trama, che è: dopo la caduta, una pace effimera lega la città della Gallea e i numi tutelari che la proteggono. Clizia è una delle sacerdotesse di Mesio, città votata ad Esteria, nume della fertilità e dell'abbondanza. La vita al tempio per lei è complicata, sempre a contatto con la sua consorella Verdiana, per la quale nutre sentimenti proibiti che ogni giorno si fanno sempre più forti. Infatti mi ricordavo che lei parlava di una storia con una vena saffica, quindi c'è una relazione tra due donne. Ora, io devo ancora leggerlo e vi dico anche la verità, ovvero che non sono solita leggere libri di scrittori emergenti, esordienti, che sono alla loro prima pubblicazione. Infatti, nonostante io riceva continuamente, mi verrebbe da dire ogni giorno, delle proposte di lettura da parte di autori autopubblicati, autori che hanno scritto il loro primo libro, io devo sempre rifiutare perché non mi sento così brava intanto nel dare un'opinione in merito a primi testi, e poi perché preferisco sempre soffermarmi su testi che hanno già avuto un discreto successo o comunque sono stati testati da una grande casa editrice. Insomma, faccio anche da questo punto di vista le mie scelte. Quando si tratta però di libri pubblicati da persone che conosco e che ho avuto proprio occasione di conoscere da vicino, è diverso. In questo caso so che Giorgia D'Amersa ha un buonissimo gusto e mi aspetto di ritrovarlo in queste pagine. Vediamo se potrebbe essere, se può essere la mia lettura estiva. Poi, se mi seguite un po' su Instagram e soprattutto nei vlog, saprete che ho visto Giulia, un'altra ragazza che parla di libri online, e abbiamo deciso di fare un gioco divertente tra di noi, ovvero di scambiarci un libro al buio. Io le ho dato Zombie di Joyce Carol Oates e lei mi ha dato L'isola dei senza memoria. Quindi abbiamo organizzato questo prestito a vicenda, in poche parole, e lei mi ha descritto questo libro come un distopico dalla vena onirica che potrebbe piacermi molto. Ora, ho ricevuto anche altre opinioni di persone che mi hanno detto essere leggermente insipido come libro, non così tanto incisivo e uno di quelli che rischi di dimenticarti, ok? Quindi devo capire se effettivamente lo leggerò o no, appunto perché scelgo meticolosamente, soprattutto nell'ultimo anno, le letture da fare perché queste siano il migliori possibili per me e per voi e per i contenuti che posso portare sul canale. E vorrei sapere un po' qui la vostra opinione, se l'avete letto. Ovvero, ne vale davvero la pena o è meglio che mi dedichi a qualcos'altro? Oggi ho un po' di mal di gola. O è meglio che mi dedichi a qualcos'altro, perché sono davvero molto indecisa e devo capire. Comunque vi leggo anche qua qualche frase della trama, che è:
In un tempo non precisato, su un'isola senza nome, l'intera popolazione progressivamente smette di ricordare. Come per un'inspiegabile epidemia della memoria, sparisce l'idea di qualcosa, quindi sparisce la cosa stessa. Un giorno dopo l'altro l'epidemia colpisce tutto e tutti. Nottetempo, un guizzo inatteso e gli uccelli è come se non esistessero più, cancellati dalla mente, vibrano nell'aria come meteore senza senso. Che cosa erano le fotografie e i francobolli? Cosa i frutti del bosco e le caramelle? Allora, vi dico che in realtà è proprio la storia che potrebbe piacere a me, quindi Giulia sicuramente ha scelto perfettamente, però mi parlava anche lei di un finale che non è poi così tanto interessante. Vedremo, vedremo. Poi, cosa ho ricevuto? Allora, ho ricevuto questo libro da Edizioni EO, che mi ha contattato proprio perché ha visto che ho fatto un viaggio in Africa e ha subito pensato che questo testo potesse fare al caso mio. E avevano perfettamente ragione, perché 8 lezioni sull'Africa dovrebbe raccontare, tramite la trascrizione di alcune lezioni universitarie che ha tenuto l'autore, che è appunto anche un professore, la letteratura africana e la sua posizione nel mondo. Sono delle domande che mi sono posta spesso nell'ultimo periodo, proprio perché andando in Africa ho iniziato a indagare sugli scrittori più importanti africani e ho cercato appunto di recuperare alcuni libri da leggere in vista del mio viaggio, e ho iniziato a domandarmi come mai fossero così pochi quelli che conosciamo noi rispetto a probabilmente quelli che ci sono. Cioè, dubito che un continente intero scriva così poco per quello che ci è arrivato, e l'autore dovrebbe porsi proprio questa domanda, ovvero come mai la letteratura africana non si è imposta così tanto nel nostro contesto, e farlo anche citando tantissimi poi romanzi africani. Quindi è uno di quei libri da cui sicuramente poi si traggono tantissimi altri spunti di lettura, e questo dal mio punto di vista è estremamente pericoloso, perché già ce ne ho miliardi di libri da leggere, se in più mi leggo un libro che mi consiglia altri libri è la fine. Chiudo baracca e burattini, non mi vedete mai più perché mi sono chiusa in casa a leggere. Questo libro, c'è scritto, sarà un modo per leggere o rileggere i grandi libri degli autori imprescindibili di un continente la cui produzione letteraria ha costantemente abbracciato il ritmo tormentato della storia africana, con la nostalgia dell'epoca precoloniale, la servitù e l'assimilazione del periodo coloniale francese fino all'effimera eccitazione dell'indipendenza negli anni 60, la disillusione totale del momento dei colpi di stato militari e la nascita dei regimi comunisti. E nulla, questo mi ispira tantissimo, tra l'altro non è neanche lungo e potrei portarmelo proprio in vacanza. Ogni volta penso di potermi portare in vacanza tutti i libri della mia libreria, e chiaramente non è così, però non importa. Poi, un'isola, questo me l'ha mandato Fazzi Editore, e cita così la trama. Su una piccola isola al largo della costa africana, e siamo sempre lì, vive Samuel, il guardiano del faro. L'uomo ormai anziano non ha contatti con nessuno da 20 anni, ha costruito una barriera insormontabile tra sé e il mondo che lo ha ferito in maniera irreparabile, ma un giorno il mare gli porta compagnia. Quello che in apparenza è uno dei tanti cadaveri di profughi sospinti a riva dalle onde si rivela in realtà un uomo ancora vivo. Destabilizzato da questa nuova intensa presenza, Samuel viene travolto dai ricordi della sua vita sulla terraferma. Ha visto il suo paese soffrire sotto i colonizzatori e lottare per l'indipendenza, per poi cadere sotto il dominio di un crudele dittatore. Ha vissuto in questa cornice una drammatica vicenda personale segnata dal fallimento e dalla perdita. Ok, mi fermo con la trama perché secondo me già così è esaustiva. E l'autrice è Karen Jennings, nata nel 1982 a Città del Capo, quindi africana. Sì, questo è un altro libro che mi potrebbe piacere molto. Ah, continuo sempre con Fazzi Editore, che mi ha mandato anche questa nuova pubblicazione a cui loro tengono molto, infatti l'ho già visto tantissimo in giro, che è Wayward di Emilia Hart. Tra l'altro insieme c'era anche questo piccolo quadernetto che racchiude, se non ricordo male, le fasi lunari, alcune descrizioni di alcune piante e in fondo anche tipo quando piantare quelle piante in base alle fasi lunari, ok? Questo potrebbe essere molto interessante. Il libro invece, da quanto ho capito, dovrebbe essere un giallo, cioè dovrebbe avere qualcosa di giallo, qualche mistero da risolvere. Direi che anche qua è il caso di leggere insieme la trama. 2019. Con il favore del buio della sera, la trentenne Kate fugge da Londra alla volta del Wayward Cottage, una vecchia casa di campagna ereditata da una prozia che ricorda appena. Avvolta da un giardino incolto su cui torreggia un acero secolare, la dimora la proteggerà da un uomo pericoloso. Presto però Kate inizierà a capire che le sue mura custodiscono un segreto molto antico.
Poi 1942, mentre la guerra è in furia, bla bla bla, e poi 1619, la solitaria Alta, cresciuta da una madre che... Quindi si torna indietro nel tempo, si ripercorre la vita di tre donne per svelare quello che immagino sia un mistero. Sì. Allora, questo mi ispira tantissimo, questo mi ispira un sacco. Ammetto che è la prima volta che leggevo la trama, non mi ero mai soffermata nel leggerla, però potrebbe essere proprio il libro giusto per, da portarmi in vacanza. Un page turner davvero avvincente. Emilia Hart ha scritto una storia brillante sulla forza, la resilienza e il potere di tre donne attraverso i secoli, sullo splendido sfondo di una natura fragile e meravigliosa. Questo è un esordio eccezionale. Questo potrebbe proprio essere uno di quei libri che mi porto in vacanza. Poi ho ricevuto due libri da parte dell'Orma Editore, L'ospite triste e Il caso De Ruga. Parto da questo. Il caso De Ruga è il romanzo di un processo e già qua per me è da comprare, perché mi piace l'idea che si ripercorra questo tipo di vicissitudini con un romanzo. Allora, Germania, inizi del Novecento. In un ricco appartamento di Monaco, una signora viene trovata morta nel suo letto. Presto si scopre che il decesso non è dovuto alla natura del decorso, della lunga malattia che affliggeva la vittima, bensì a una dose letale di veleno. I sospetti ricadono subito sull'ex marito, il medico italiano, bla bla bla. Gli indizi contro di lui, il suo atteggiamento sprezzante in aula e la diffusa diffidenza nei confronti dello straniero sembrano averlo già condannato, tanto più da quando si è scoperto che era stato designato unico beneficiario dell'ingente eredità lasciata dalla donna. Ma questa non è la sola sorprendente rivelazione che emerge dal processo. E mi piace tantissimo questo espediente narrativo. Cioè l'espediente del processo per ripercorrere un caso. Non credo sia un caso vero, non mi sembra esserlo, però molto interessante. Poi anche la copertina è davvero molto molto bella. E poi ho ricevuto anche L'ospite triste. Questo è un romanzo ambientato nella Berlino contemporanea e dovrebbe essere un romanzo corale che mostra il cuore antico delle inquietudini del nostro presente e indaga il tema attualissimo del rapporto tra l'est e l'ovest dell'Europa. Questa cosa che sia un romanzo corale mi ricorda un'altra pubblicazione che ho appena letto dell'Orma Editore, che è Marazan Mon Amour, che mi è piaciuto tantissimo, in cui si scandaglia capitolo per capitolo la storia di un personaggio diverso, e mi aspetto che questo libro faccia pressoché lo stesso. Interessante, anche questo interessante. Poi ho ricevuto altri due gialli della collana della British Library, Il meglio del crime inglese, e in particolare ho ricevuto La morte misteriosa di un libraio a Londra e Omicidio di uno scrittore di gialli. Quindi i libri sono il focus di questi nuovi due libri. Ormai ne ho accumulati un bel po' di questi gialli e ne ho letti solo due, quindi potrei decidere di portarmene anche qua un altro in vacanza, però devo dire che, non so, li sto trovando insipidi rispetto a tanti altri libri del genere, quindi devo capire se sono stata io magari a scegliere quelli meno forti o se in generale sia una collana true crime, ma che, sì, true crime, è una collana crime senza il true, però ecco, non così accattivante. Ho ricevuto anche due libri da parte di Ippocampo e sono due storie per ragazzi, in particolare La spedizione de Okuru, che è praticamente il racconto impaginato sempre in modo meraviglioso con tanto di illustrazioni eccetera eccetera di alcuni dodicenni che finiscono la scuola e vengono invitati da uno strano corvo con tre zampe a raggiungere un loro amico, padre Kaze, ma ancora non sanno quale importante missione lui ha in serbo per loro. Accompagnati da uno suolo di animali fantastici, i due partiranno per un viaggio in Perù alla ricerca del Deodicurus, una creatura preistorica. È quindi a tutti gli effetti una spedizione ed è una cosa carinissima che ci siano tantissime illustrazioni tra una pagina e l'altra. Questo è proprio in un'edizione molto molto curata. E poi ho ricevuto anche questo qui, che è Maldoror e dovrebbe essere sempre una storia magica per ragazzi. Mentre la rivoluzione imperversa alle porte di un'Europa in fermento, i destini di cinque giovani si intrecciano intorno a un'oscura minaccia. Da Vienna a Odessa, da Kiev alle pianure siberiane, braccati dalla polizia segreta e del tirannico Ataman, il libro cammino li guiderà fino al regno perduto di Maldoror. L'Ippocampo solitamente è conosciuta per i libri illustrati, in questo caso specifico ci sono molte meno illustrazioni
E infatti, in teoria, quando scelgono di pubblicare dei veri e propri romanzi belli scritti con poche immagini, lo fanno perché credono davvero tanto nella storia e quindi sono davvero molto molto curiosa di scoprirla meglio. Bene, detto questo, vi ho mostrato tutti i libri che ho ricevuto nell'ultimo periodo. Mi sono un po' affrettata perché sta calando il sole, a me piace registrare sempre con la luce naturale e volevo riuscire a fare in tempo a fare questo e tante altre cose oggi, quindi diciamo che ho fatto un po' le corse, però spero di essere riuscita a darvi un'idea di tutti i libri che vi ho mostrato e fatemi sapere quali mi consigliate di leggere, quali siete più curiosi di farmi leggere in un qualche modo. Sapete che sono sempre la vostra cavia in queste occasioni. E quindi se c'è qualcosa che vi incuriosisce nello specifico me lo fate sapere, io magari gli darò un'attenzione particolare. Grazie mille per avermi seguito fin qui, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate un like di sostegno che fa sempre benissimo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!